Rossella, ora puoi aprire gli occhi. No, Marco, no, io me ne vado. Se questo è il sapore della patata, capisco tante delle scelte che ho fatto nella mia vita. Un pennello considerevole ha questo ragazzo. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. E dici, Marco, mamma mia, ma quanto te c'è voluto per fare un altro vlog, vero Rossè? 30 anni, perché sono impegnata, non mi poteva chiamare. Ah, è perché li posso fare solo con te i vlog? Sì. Ok, scusa. Tu sai cosa facciamo oggi? No. Beh, loro lo sanno perché c'è già scritto nel titolo. Tu lo scoprirai stasera a cena. Intanto per no, farmi... No, non voglio mangiare le cose strane. Io vado a casa. Ciao, è stato un piacere, ero una guest. Intanto per farmi perdonare in anticipo, siamo venuti nel tuo posto preferito e tu potrai scegliere cosa andare a mangiare nel pomeriggio come snack frizzicarello. Siamo infatti a Ixondon, che è anche una delle mie aree preferite di Seoul. Perché è così bella quest'area? Perché ci sono tutte queste stradettine piccoline, belline, tradizionali. Fai partire il video, Rossè. Scusate, quest'area è così bellina che come prima cosa bisogna fare tipo un music video molto stile romanticoso. Montaggio bellezzosissimo. Ora andiamo in un posto che Rossella vuole visitare a tutti i costi. Sembrerebbe un caffeino tradizionalino coreanino. Questo è il posto, sembra carinissimissimissimo. Qui dentro Soul Mafia? Yeah! Questo è il posto, sembra carinosissimo. Fanno praticamente tutti i tè tradizionali coreani e i dolcetti tradizionali coreani. E poi ci sono delle tazzine tradizionali coreane e poi delle galline tradizionali coreane. Rossella, spero vivamente tu ti sia fatta una doccia prima di venire qua. Guardate quanto è tradizionale, che ti devi sedere per terra in ginocchio. Forse non in quella posizione esatta, però comunque. È arrivato il nostro tè, ragazzi. Oddio, guardate che bellino che è. Questo è un tè ai semi di girasole. Questo qui è un tè ai fiorellini di campo, vedete i fiorellini lì che fiorellano. E questi sono dei dolcetti alla noce. Adesso assaggiamo tutto e vi diciamo com'è. Sa di prugna secca, le prugne secche che mangia mia mamma per andare in bagno. Funziona! Allora, i semi sono buoni. Sì, ma è un tè, non devi mangiare i semi. Il tè sa di semi di girasole andate male. È il momento dei fiorellini di campo. Sono proprio complicati questi tè da spiegare. Più che fiorellini sa di erbetta di campo, ecco. Mi sento una pecora che bruca nei campi in questo momento. Magari fa bene alla salute, ecco. A few moments later. Diciamo che Rossella si è già vendicata per dopo, perché questo tè tipico tradizionale è stato un po' un fail, devo dire la verità. Adesso per bilanciare un po' andiamo in due posti che sono molto molto famosi qui e in teoria dovrebbero essere buoni. Questo è uno degli spot più famosi qui, è il barettino che fa il gelato viola, che ora noi proveremo per voi, anzi che Rossella proverà per voi. Mi rifiuto. Ma perché? È buono? A me non piace il viola. Il colore viola di questo gelato è dato dalla patata dolce coreana, quindi qui vendono gelato alla patata dolce coreana e salsiccia coreana, quindi insomma patate e salsiccia, ce n'è per tutti i gusti. Se questo è il sapore della patata, capisco tante delle scelte che ho fatto nella mia vita. Andiamo a trovare un cestino lontano da qua, che sennò si offende il ragazzo. E questo è l'altro posto super famoso, vedete che ci sta la fila qua. Dovremmo aspettare al freddo e al gelo, ma sono sicuro che ne varrà la pena. Vedo già delle cose, no, non vedo niente, scherzavo. Sono delle specie di pancake, vedete? Oddio, sembra buonissimo. Sei pronta a aspettare al gelo? No.
Regà, non avete capito, ho trovato una ragazza che mi segue, che ci fa saltare la fila perché lei è già dentro, no vabbè. Regà, che mafia, che mafia, che mafia, che... Guardate com'è caruccio questo posto, molto stile, con le lampade, con altre lampade. Poi c'è, aspetta, scusate, ci sta un lavandino in mezzo alla sala. Ok, c'è un lavandino in mezzo alla sala. Ho cercato il bagno per 24 ore praticamente e poi ho capito che questa è una porta. Cioè, raga, ma ci credete a questa cosa? Stupendo. Questo bagno è così basso che qui c'hai la cupola praticamente. La cupola per fare pipì. Dove fai pipì? Qui nella cupola, cioè la testa è nella cupola e il bagno è sotto. Comunque lei, io non vorrei dire, ma la prima cosa che mi ha detto è che è vecchia e che ha 26 anni. Ora, secondo voi quanto ci metto io a tirargli una di queste travi che vedete a vista sulla testa? Eccolo, è arrivata la specialità di questo posto, che è esattamente qui. Sono quei robi che fanno bang bang, vedete, che fanno boom boom boom. Vai, Rossè, fai una Korean reaction. Brava. Ma cos'è? È bruttissima questa reaction che fa. Rallentatore. Questa è bella, scusa. Che esplosione di gusti nella mia bocca. Allora, il pancake molto molto buono, raccomandatissimo. Come si chiamava? Vabbè, lo metterò qui sotto in descrizione. No, c'ho paura. Secondo me a te piace, cioè conoscendoti. Ma mi puoi dire? Conoscendoti a te piace. Quindi, ma mi dici? Non posso dirti perché io voglio la reazione vera. Questo è un canale vero, Soul Mafia. È una cosa che mi piace e non ho reazioni. Ma se è una cosa che ti piace hai una reazione positiva, perché non dovresti avere reazioni? No, guarda questo come è vestito. Vedi, anche questa è una reazione. Vabbè. Per andare nel posto prediletto, non so perché mi è uscita così. Comunque, stiamo passando da un'altra area tradizionale. Vedete, oggi molta tradizione su Soul Mafia, incredibile, è una cosa, vabbè, rara. Dovevo recuperare i non vlog non fatti, eh? Rossella dice che questi sono dei portaassorbenti, molto bene. E poi qui c'è un tipico cavatappi a forma di vecchia coreana, stupendo. Scusate, ma da questa immagine voi che tipo di negozio pensate che sia? Esattamente, è un negozio chiaramente di pennelli, si capisce, si capiva lui nudo che tocca i pennelli, il suo pennellone tra l'altro, perché è veramente un pennello considerevole a questo ragazzo. Rossella, d'ora in poi devi chiudere gli occhi, ti guiderò io. Aspetta, sta attenta qua. Questo è l'odore di Pizza School. È l'odore di Pizza School. Ho ragione o non ho ragione? Posso aprire gli occhi? Fai finta di essere scioccata perché io non... Ma cosa sei? Ma sei un pastore... Io lo sapevo! Ma, cosa... ma sei un pastore tedesco? Ma cosa sei? Ma perché mi ma che olfatto c'hai? No, però scusa, finta me... per l'anteprima. Per l'anteprima, esatto. Ok. Dai, chiudi gli occhi. Aspetta, come posso farla? Devi fare tipo... Oddio, no! Okay. E piangi. Non posso dirti perché io voglio la reazione vera. Questo è un canale vero, Soul Mafia. È una... Rossella, ora puoi aprire gli occhi. No, Marco, no, io me ne vado. che attrice pessima, raga. L'antica pizzeria Pizza School nasce nel 2005. I prezzi delle loro pizze sono tra i più bassi di tutta la Corea e infatti il loro target principale sono gli studenti poracci che bigiano scuola e rubano solo pochi euro dal portafogli del genitore per non farsi sgamare. Tra le loro pizze più rinomate troviamo la pizza al miele, olive e manzo, la quesadilla pizza al pollo e ovviamente la pizza carbonara. E ora passiamo agli assaggi. Ragazzi, è arrivata, ecco, la carbonara pizza in tutta la sua bellezza. Come la vedi, Rossella? Secondo me la riesco a mangiare. Aspetta, sento un po' l'odore della pasta. Prima di tutto io devo capire come si mangia, perché c'è con la forchetta ci sono i suoi spaghetti dentro.
Allora, proviamo. Ma no! Ma Rossella, è una carbonara questa! Una carbonara destrutturata! Ma tu che ne sai dell'arte della cucina? E poi vieni da me a dire. Aspetta, no, ma ho mangiato solo gli spaghetti. La carbonara non so che cacchio ci non c'è questa roba. Sali, pasta al pomodoro, ma quella con la mozzarella sciolta sopra. Vado. Col guanciale. Ma gli spaghetti ti vanno nella gola. Ok. Allora, è impegnativa da mangiare in primis, perché gli spaghetti. Cioè è difficile mangiare gli spaghetti perché si confondono con la mozzarella e non riesci a masticare, poi ti si infilano nella gola. Lingoi. Però non sa, dice, proprio la carbonara, non capisco dove l'abbiano presa. Non si sente né la panna né... Ma dov'è l'uovo? Io mi aspettavo un uovo, cioè, intero sopra, bello, invece no. Quindi non è una vera carbonara. Loro hanno preso l'uovo. Solo gli spaghetti della carbonara. Cioè gli spaghetti. Forse ho capito dove sta la carbonara. Qui ci sta un po' di panna, ma proprio la panna da cucina. E l'hanno tipo messa dentro così e hanno deciso che è carbonara. No, raga, posso dirvi però, il primo boccone, forse perché mi aspettavo la peggio schifezza, non era così male. Però tipo già dal terzo boccone mi viene da vomitare. È proprio pannosa e poi tipo... Senti, questi spaghettini in bocca che tipo ti sguazzano e sembra che c'hai dei serpentini, degli spermatozoi in bocca. Che ti sguazzano, capito? Non è tanto lo spaghetto di per sé, cioè lo spaghetto per la consistenza ti dà fastidio, però lo mangi perché il sapore è ok, però una volta ingoiato, una volta mangiato, senti la pesantezza della panna. Che non è cotta, secondo me, capito? No, quindi non... Cioè, l'hanno fatta passare nel forno, però hanno preso questi spaghetti tipo precotti, messi nella panna da cucina, messi sulla pizza, vedi, questo per voi, sulla pizza e poi l'hanno fatta passare nel forno. Quindi dopo c'è, cioè, la pesantezza pesante. Che tu hai detto tu, è la panna cruda, secondo me. Per riuscire a finire la pizza, Rossella sta togliendo gli spaghetti da dentro. La panna, eccola qui, la panna. E questo è tutto per questo video. Com'è stata la carbonara pizza carbone, Rossella? Pesante. Questa è la... Non è stata disgustosa, ma pesante. È un po' la sensazione che hai quando io sono con te. Un po' peggio, però. No, devo dire che si fa un po' di nausea, quindi magari evitate. Sarà che oggi abbiamo solo mangiato, cioè abbiamo mangiato ininterrottamente praticamente. Senza fine. Cioè, siamo ancora amici, Rossella? Ci devo pensare, lo faccio sapere domani se non mi esplode il sedere. Che bella immagine finale che abbiamo dato ai nostri fans. So che in tanti sono fans di Rossella, vi lascio qui sotto il suo Instagram e noi ci vediamo nel prossimo. Io non ci sono, ciao. Rossella, pizza carbonara. Cioè ho appena, no raga, secondo ho me appena realizzato, no, che, me... che posso fare così il rebus. Ciao. Pam 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 p